Siri che scuoteva la testa mentre Angelo Piccinini al telefono raccontava di come nasce il debito pubblico. Sì, allora, il debito intanto continua progressivamente a crescere, questo è il dato, nonostante 10 anni di spending review, cioè nonostante i governi che si sono succeduti hanno continuato a tagliare la spesa, ok? E il debito cresce. Perché il debito cresce se tagliamo la spesa? Per un'unica semplice ragione. Questi 10 euro sono di proprietà della Banca Centrale Europea, che è una banca privata. Così lo spieghiamo proprio a casa, semplicemente, tanto Sì. possono andare anche a cercarsi le fonti, Esempio semplice semplice. proprio possono andare su internet a cercare proprio Banca d'Italia. È una banca privata, i cui azionisti sono banche private perché sono le banche nazionali, le quali sono di proprietà di altre banche. Che cosa è successo con il Trattato di Lisbona e la Eurozona? È successo che lo Stato ha ceduto la sua potestà, cioè il suo potere di stampare moneta, lo ha ceduto a questa banca privata. La banca privata emette le banconote. Per avere queste banconote nella nostra circolazione, lo Stato deve emettere titoli di debito, cioè deve creare debito pubblico, altrimenti questi soldi qua non arrivano. A ogni banconota corrisponde dall'altra parte un titolo di Stato che è un debito, sul cui debito ovviamente si pagano gli interessi. Noi siamo un paese tra quelli dell'Eurozona che hanno il più alto avanzo primario. L'avanzo primario vuol dire che il bilancio dello Stato è fatto di dare e avere. Vuol dire che la differenza per noi ha il segno più prima del pagamento degli interessi. Quindi noi abbiamo creato all'interno di questa Eurozona un processo di continuo debito che non può altro che creare debito.